Buongiorno e benvenuto a Studio 24 a Pierpaolo Sileri, il Vice Ministro della Salute. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. E ovviamente solidarietà totale per le minacce che ha ricevuto. Lei, assieme alla Ministra Azzolina, siete sotto scorta, così come il Presidente di Regione Lombardia, Fontana. Però io parto proprio da quest'ultimo punto, Sileri, e cioè. Lei lo comprende il timore dei governatori del Mezzogiorno davanti ai dati della Lombardia, davanti alla riapertura dei confini regionali? Beh, certamente comprendo la preoccupazione, anche perché ciò che ha vissuto il Sud, grazie a Dio, grazie al blocco che vi è stato, non è sovrapponibile a ciò che ha vissuto la Lombardia e le regioni e le aree limitrofe. È chiaro che andiamo verso una riapertura completa e tutto deve essere guidato dai criteri e dagli indici che vengono monitorati e che poi ogni fine settimana vengono diciamo, letti, comunicati dal Ministero della Salute. Lo vedete dai numeri, insomma, diciamo, i contagi sono sotto controllo. Il famoso R con zero che ormai tutti hanno imparato a leggere è in discesa. Io aspetterei, ovviamente, un po' di cautela serve sempre, però aspetterei la prossima lettura dei dati per capire esattamente se il trend viene proseguito in discesa. È chiaro che i governatori sono preoccupati dell'arrivo di persone infette che quindi possono poi far partire l'epidemia, però direi che se il trend è quello che abbiamo osservato, diciamo giusto avere la preoccupazione, ma si può riaprire in sicurezza. Francesco Boccia ha detto che l'idea di passaporto sanitario è semplicemente incostituzionale. Lei che ne pensa? E soprattutto anche un Beh, valore io scientifico penso. così, eh? Esatto, io da vice ministro della salute e da medico ho qualche obiezione sul punto di vista scientifico sanitario della cosa, perché vede. Io faccio un tampone oggi, viene negativo. Ciò non significa che potrei avere il virus che sta covando in me, il tampone si positivizza fra qualche giorno dopo che sono partito e sono arrivato in una determinata regione. Vedrei invece, quello che deve essere fatto e che si sta facendo, un più ampio uso di tamponi e quelle famose 3T, cioè arrivare al tracciamento e al trattamento delle persone che possono essere sospette positive e che una volta positive devono essere trattate e curate. Quindi questa è diciamo, la misura migliore di contenimento dell'epidemia. Il passaporto sanitario, a mio avviso, lascia un po' il tempo che trova. Non la vedo come la soluzione per il movimento da una regione a un'altra. Lei ha citato i tamponi, che è uno dei termini più utilizzati. Abbiamo visto da ieri, ma vado a memoria, Vice Ministro, che nella tabella con i dati c'è anche l'incremento dei tamponi, quella che viene resa nota, perché quello è un aspetto significativo. Però i dati di ieri ci dicono ancora una volta che l'attenzione è tutta su quella regione Lombardia che abbiamo citato in precedenza, no? 384 nuovi contagi su 584 a livello nazionale. Possiamo immaginare che il 3 di giugno, cioè è plausibile che il 3 di giugno riapra tutto il paese, confini di tutte le regioni, tranne il nord-ovest, tranne Lombardia e Piemonte, che ha sempre dati complicati? Io aspetterei ovviamente i dati, diciamo, di questo fine settimana, ma il trend, se non vi sono grosse variazioni, credo che vi sarà una riapertura senza limiti. Però ecco, ripeto, dobbiamo vedere il trend e il numero dei contagi. Ora, la Lombardia ha avuto un trend in discesa, poi ieri è stata diciamo, una piccola risalita, però ecco, questo è anche il problema di mostrare i dati ogni singolo giorno, perché vede anche il numero di tamponi che arrivano, le positività, non è che sono necessariamente del giorno prima, magari si sono accumulati quelli fatti nel weekend e poi sono stati analizzati il lunedì e il martedì ed ecco che il mercoledì te li trovi tutti quanti positivi, anche la modalità di presentazione dei dati. È un fatto però è sicuro e a questo punto dovrebbero entrare in gioco anche le esperienze dei clinici. L'impegno del nostro Servizio Sanitario Nazionale è notevolmente sceso in termini di posti di terapia intensiva occupati, numero di pazienti che vengono sempre più dimessi, gravità dei sintomi di coloro che presentano diciamo, nuove infezioni. Questo secondo me è uno,
se non il criterio più importante che oggi dobbiamo valutare. Cioè, trattiamo sicuramente molto meglio la malattia, sicuramente si è molto più presenti sul territorio, sicuramente si può migliorare, ma molti tamponi oggi vengono fatti, ne dobbiamo fare di più, su questo non vi è ombra di dubbio. Qualche virologo, qualche scienziato afferma che il virus possa aver perso la sua cattiveria, questo però chiaramente deve essere verificato, però è un fatto. Se chiediamo ai clinici, i clinici trovano un impegno ospedaliero minore rispetto a quello che si osservava un mese fa. Vice Ministro, stamattina leggevo una delle interviste che ha concesso Luca Zaia, quella al Fatto Quotidiano nello specifico, è tornato anche sul battibecco col professor Crisanti, ha detto io sono molto attento alle uscite sulla stampa e alle uscite televisive, ecco magari consiglierei anche, riferimento a Crisanti, di fare altrettanto. Lo chiedo al medico, la vede un'overdose dei suoi colleghi in TV? No, credo che diciamo, ci sia fame di notizia e quindi credo che sia anche giusto che si parli. Il problema è che probabilmente, soprattutto all'inizio, quelle discussioni che normalmente noi medici facciamo a porte chiuse in meeting multidisciplinari e di confronto a volte sono state fatte in TV. Questo forse poteva essere evitato, però credo che abbia contribuito anche nella dialettica scientifica e anche nelle scelte, perché poi alla fine se qualcuno dice vengono fatti troppi tamponi, qualcuno dice vengono fatti troppo pochi, eccetera, poi è chiaro che alla fine si media e si trova anche la verità. No, credo che sia stato giusto così. Su un qualcosa di nuovo, non ci dimentichiamo che questo virus era sconosciuto fino a pochi mesi fa e quindi non si parla di una malattia nota da secoli o da decenni che viene trattata con uno standard di cura. No, non credo assolutamente in questo, no. Torto da lei tra un secondo, però ho citato Crisanti e Zaia, quindi due, come dire, due volti del Veneto, è in collegamento con noi dal Veneto, Antonella Rampino, quindi ci passo anche per competenza territoriale, però la domanda è, Antonella, mi dici del rapporto tra tecnici, in questo caso gli scienziati e politica, che lezione ci ha dato, ci sta dando Covid-19? Beh, intanto diciamo che ci sono stati dei politici intelligenti che hanno seguito l'indicazione dei medici, il Presidente del Consiglio, certamente, il Ministro della Salute, certamente, Luca Zaia, certamente, e molto semplificando, possiamo dire, per esempio, invece il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, meno, è stato più ondivago nel seguire, mi sembra, i suggerimenti della scienza. È vero che c'è un effetto collaterale particolare per cui noi ci fidiamo ciecamente dei medici come opinione pubblica, mentre naturalmente anche i medici possono sbagliare. Bisogna attendere, come dire, la controprova, come giustamente notava il vice ministro Sileri. L'irruzione di questa pandemia è data dalla nascita di un virus non noto, sul quale non c'è letteratura scientifica, che non si sapeva come trattare. Adesso siamo un pochino più avanti, grazie al lavoro dei medici e degli scienziati, che pure sono, dobbiamo ricordarlo, fallibili. Per quel che riguarda la politica, torno a dire, bravi quelli, i politici che hanno individuato, come dire, gli scienziati giusti dei quali seguire i consigli. Allora, abbiamo detto Veneto, Lombardia, mancava il Piemonte, Orbassano, Carlotta Macerollo, buongiorno. Buongiorno Roberto, noi ci troviamo all'interno del San Luigi di Orbassano con il primario di psichiatria perché vogliamo analizzare le conseguenze del Covid-19 sui malati psichiatrici. Ben trovato su Renews 24, ecco, ci racconta. Le conseguenze cominciamo soprattutto adesso a vederle e sono in linea con quello che già ci dicono i nostri colleghi nelle prime pubblicazioni internazionali, soprattutto quelle cinesi che sono venuti prima. Cominciamo a vedere degli scompensi depressivi o psicotici di pazienti che stanno male improvvisamente in modo acuto, forse perché anche sono state meno frequenti le visite di monitoraggio in questo periodo di lockdown. Oppure perché il periodo di lockdown ha costretto anche loro a sottostare ovviamente delle regole giuste ma faticose. E le hanno sopportate molto bene subito, oggi le pagano di più.
Poi abbiamo, scusate, il problema dei pazienti che hanno vissuto il Covid, magari in modo molto grave, in rianimazione, e che adesso presentano qualche disturbo psichiatrico, di tipo cognitivo ad esempio, disturbi della memoria, oppure disturbi ansiosi anche correlati a quel che ricordano del periodo in rianimazione. E questo è molto interessante perché non se ne parla tanto, diciamo, delle conseguenze sui pazienti Covid, conseguenze psichiatriche. Se ne parla, se ne comincia a parlare adesso, anche perché lo capiremo soprattutto nel follow up. I disturbi cognitivi, cioè i deficit di memoria, sembrano per fortuna tutti recuperabili, ci vuole riabilitazione. Però dobbiamo valutare sul lungo periodo. Quindi una riabilitazione non soltanto fisica ma anche psichica. Si chiama neuropsicologica, cioè una riabilitazione, scusate, che comprenda anche proprio attività di memoria, di attenzione e concentrazione. Grazie al professor Maina, a voi sul Piemonte, poi Roberto c'è anche tutto il tema delle mascherine obbligatorie, l'ordinanza di Cirio da domani fino al 2 giugno. A voi. Obbligatorie anche all'aperto, questa è la decisione della Presidente della Regione Piemonte. Grazie a Carlotta Macerollo. Vice Ministro, ancora due domande, poi la lascio andare. La prima è sull'estate. Che estate ci aspetta? Un'estate, diciamo, se i dati sono in linea con i precedenti e migliorano, un'estate sicuramente libera. Ovviamente dovremo mantenere quelle distanze di sicurezza, utilizzo della mascherina, in ambienti soprattutto chiusi e più affollati, però un progressivo ritorno verso una normalità controllata però da dispositivi di sicurezza, cioè distanza e mascherina. Spero proprio in questa normalità, perché collegandomi al servizio che avete fatto, e anzi grazie per averlo sottolineato, purtroppo in effetti i disturbi della salute mentale cresceranno e il picco sarà successivo, cioè si vedrà un picco successivo alla fine del coronavirus, cioè l'isolamento, la perdita di lavoro, le problematiche economiche, le violenze domestiche e quant'altro. Quindi prima si torna alla normalità, ripeto, con un rischio calcolato, quindi sotto controllo, protetti, prima usciremo da questa tragedia che non è solamente il virus, ma è tutto ciò che purtroppo è intorno al virus. Salutarlo, un'ultima domanda, ho espresso da parte nostra la solidarietà per le minacce ricevute, c'è una inchiesta ovviamente della Procura di Roma, lei ha scritto più si sale in vetta più tira il vento, quando ha iniziato a sentirlo più forte il vento, Vice Ministro? Beh, sono anni a dire il vero che sento il vento più forte, però è chiaro che più si sale diciamo di grado anche diciamo nel percorso politico, più tira il vento, maggiori sono gli attacchi, maggiori sono le critiche, quindi, ma credo che sia qualcosa che ognuno di noi vive anche nel quotidiano. È chiaro che quando poi vi è un clima di odio, ripeto, qui non si tratta solamente di me, avete visto anche col presidente Fontana, con Lucia Azzolina, insomma si tratta di una quotidianità purtroppo drammatica che si vive e accentuata poi da questo periodo storico. Grazie Vice Ministro per essere stato Grazie con noi.